Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Sono in compagnia di Paola e oggi registriamo le Isole Galleggianti. Livello molto particolare, suggestivo, ambientato dove non si sa. Però c'è anche da dire che questo livello, se cercate un po' su internet le curiosità di Tomb Raider 2, vi dicono che questo livello è ambientato, cioè non che è ambientato, attenzione, prende ispirazione. Tipo in una foresta, in un posto, c'è un posto in Giappone che ha degli alberi altissimi e quel posto si chiama Isole Galleggianti, ma per modo di dire, Ah, no? che Però ovviamente carino! è un riferimento molto vago perché noi qua siamo tipo sotto, abbiamo gli alberi e siamo in degli alberi, non lo so spiegare, comunque, Vabbè, l'hanno cercate. capito. C'è una cosa, un riferimento strano in un posto giapponese. Vabbè, è un posto strano, come quello strano. Quando la faccia quadrata, sta. Allora, i saluti vanno a tutti, ovvio come sempre, poi ci Prima dimentichiamo. a Carlotta. Perché Carlotta? Sentiamo. Perché? Vediamo. Invece di ammazzarli con le M16, li devi ammazzare con il lanciagranate. Che a lei gli piacciono. Quindi la salutiamo. Ok, salutiamo Carlotta. Aspetta che c'è la musica. Questo salto lo dedichiamo a Giuseppe, la rosa. Perché Giuseppe si ricorda del mio vecchio gameplay che praticamente. Aia, abbiamo fatto la fine di pacchiotto. Vabbè, comunque Carlotta, perché mi ricordo che nell'altro livello, non un livello, aspetta, forse, come si chiama? Non lo so, dai. Catacombe. No, l'altro, dove c'erano le tiche bianche. Catacombe Italia. No, l'altro, c'era un altro, prima di Catacombe. Nel livello pendici tibetano o Questo, monastero? Monastero di no, pendici Bardo. tibetane. Tu ammazzi le tigri con il lanciagranate e lei si piscia dalle risate perché lo fa in modo assurdo. E quindi va, lo salutiamo per questo, perché alle tigri le ammazzi con il lanciagranate e a questi cosi non dico le ammazzi con Aspetta che qua le veniamo noi ammazzate. Stavo cadendo comunque. notato. E qui abbiamo già il primo segreto, quello di Giada. A Questo lo dedichiamo Paolo, a a Federico, perché non l'ha trovato. Quindi lo dedichiamo a lui. Complimenti per aver finito Tomb Raider Paolo, 2. eccolo, qui è il tesoro. Se lo volevi trovare, sto segreto. Devi aspettare le gambe di salto. Ah, a proposito di gameplay, Tomb Raider 3 procede benissimo. Siamo davvero soddisfatti che ci seguite in tanti, ci commentate in tanti. Altra proposito, avevamo spezzato un discorso. Prima abbiamo detto salutiamo Alessio. Adesso glielo lo salutiamo Salutiamo tantissimo. Già pure. ce l'avevo in bocca perché lo volevo salutare. Carissimo Alessio, se non si perde una puntata. E Giuseppe La Rosa, perché quel salto, proprio quel salto lì, in Tomb Raider 2, nel vecchio gameplay, l'ho fatto di culo. Cioè, sono arrivato in quella parte proprio sbattendo la testa. Sto bastardo. Non muore, non muore. Oh, veramente. Ok, scendiamo sotto. E neanche questo trovo, Paolo. Sì, ve lo spiegavo in tutti i modi come raggiungere questa parte tanto strana. No, non. Qui cominciano una serie di salti particolari, pertanto io adesso vi consiglierei di salvare. Dobbiamo raggiungere la parte lì, ma la rifacciamo così. Aspetta. No, aspetta da questo lato. Ok. Nel vuoto, Lo nel stavo vuoto. dicendo io. Ora dobbiamo raggiungere con un salto un po' diagonale questa. Sono isole galleggianti, questa è un'isola, cosa bella. Piccoli, insomma, è un arcipelago. Già là ci sono Sono gli pronti? amici. Il
La prima volta che ho giocato a un Battle 2 ho fatto sto livello, arrivato qua ho detto ma lei davvero con un salto riesce a arrivare? Mi sembrava tipo troppo lontano. Ma infatti è strano. No, ci arrivo. Mi sembrava comunque troppo lontano. Allora. Già io ho capito. Guarda, è rimasta La ballerina. ballerina. Tipo sto morendo nel frattempo, no? Le vesti ce le abbiamo. Una. Loro si svegliano, gli amici. Allora, andiamo, prendiamo i proiettili per le pistole automatiche. E abbiamo un masso bello verde. Fa ridere questi maschi. Come se in Aspetta, caso l'avessi aspetta. visto. Si sente. Ninja. Aspetta. È la miseria, non l'avevo visto, ti giuro, ma proviamoci prima che. Ma quelli invece? Quelli non si svegliano. Non mi ricordo questo. Aspetta, perché qua troviamo qualcosa. Adesso vedete. Olè. Ma poi hanno tipo i buff. Non ho mai capito questi cazzi di Dolcissimi. draghetti. Ora scendi. Ok. Preso il La palla in segreto. posizione. Abbiamo una porta chiusa. Palla in posizione. Ma è fuoco. Molto realistico, va bene. Adesso dobbiamo scavalcare questa palla. Mettiamoci un po' di salvataggio. Saltiamo subito e all'indietro. Guarda, È pronto l'accelerata. lui a rompere i gabbasisi alle persone. Ok. Se ora si spegne il bengala, li saltano. Minchia. Non si appende. È mai successo di giocare a tanto? No. Se si spegne mentre sei in alto, lei non si Non aggrappa c'è. perché lancia il coso. Ok, stiamo attenti qui. Bam! Ma perché scoppia? Poi di cosa sono fatti? Beh. Di cristallo. Mi ha aperto un Già passaggio. sono svegliati. Con i guardiani del drago. L'arma più forte è l'MSI in questa circostanza, però è Lento. troppo, troppo lento. Mannaggia, mattone. Ok, uno è andato. Oddio. Ah. Mi piace Pezzi troppo il di rumore te. dell'MSI, diciamo. Andiamo di qua. Non vi dico cosa succede se cadete da qui. L'ha attraversato da un filo. Oppure lei attraversa il filo. Allora, saliamo. Perché non ti piace questo livello? All'inizio non mi Non ti piace, poi piace. dopo ti piace le Sì, fiamme. dopo sì. Poi sembra lungo le morte così fa, però in realtà non è tanto Dopo lungo. sì, all'inizio Io non no. ho mai trovato, va bene che Tomb Raider, ogni Tomb Raider poi alla fine diventa molto surreale. E poi quegli stronzi mi hanno fatto venare. Però tipo queste cose verdi, ma che sono? È molto fantasy. Sì, ok. Non è che muoia? Scherzavo. Dobbiamo salire di qua.
Why do you don't? No, non si arrabbia. Forse dall'altro lato. Vedi che no. Ecco. Lo sapevo. Aspetta un attimo. Intanto prendiamo il meglio. Beh. Non è che già arrivato. Era quello di prima. Perché poi si vanno risvegliando. No, perché vediamo, dobbiamo infatti risalire nella corda che qualcuno ha riposizionato. Ora dobbiamo risalire. Scusi, devo appendere. Che è stato fatto? Forse era più basso, come dici tu, vediamo. Aspetta, si era già più basso. Ma sarebbe più alto, dobbiamo arrivarci più alto. Torniamo indietro. L'ho curato che lì. Ma chi facevano le tue ultime gameplay? Ad alcune persone, non mi ricordo adesso chi, ma c'era chi li apprezzava. Qualcuno addirittura li mancavano a qualcuno. Vediamo se ne possiamo dedicare uno. Allora. Aggiungiamo. Che è stato riposizionato da chi? Non lo so. Comunque da dopo c'è il boss finale, Adesso possiamo lasciarci cadere fino in fondo. Ma tipo questa parte mi è piaciuta invece, all'inizio non tanto. Facciamo trappole. Infatti mi è piaciuto proprio per questo, un po' di trappole. Ok. Che fa salto un attimo? Un attimo. Raggiungiamo la parte sopra senza spostare il mouse perché è una perdita di tempo. Nel frattempo quando si risveglia. Ma mettilo da qua. Visto che è caduta una cosa. Caduta una cosa? Sì. Un pezzo di qua sopra. Va lento, accelera! Hai il motore. Questa è una vola. Sì. Come si innalza. Si innalza la sua anima ad altri livelli. Comunque no, dai. Mm-hmm. Perché è un'anima comunque, è l'anima di un soldato mongolo. Ma no, mongolo per insultarlo. Mongolo, vabbè. Col motore nei piedi. Senti che si è risultato un'altra. Sì. Premiamola, premiamola. Vabbè, premiamola lei. Non lo smettirò, smettirò, va bene, dai. Continuiamo. Fanno ritmo, se lo faccio. Smettirò. Ecco il motore. Cos'è? Prova ad alzarsi. Non ce la fa. Guarda, esce pure il fumo dei piedi, visto che hai il motorino di sotto. Il motorino. E che ghiera questo quadrato, ti giuro, chi nasce tondo non può morire quadrato. Ops, battuta alla braia, che lo salutiamo anche se non sappiamo se si vedrà mai questo video. Sì, so, possiamo anche insultarlo. Perfetto. Comunque allora facciamo un salto con rincorsa molto strategico, stratagemmico. Stratagemmico. La dislessia oggi è mondiale. Nuovo termine. Siamo nell'entroterra, al centro della terra, siamo sotto la lava, che se la tocchi non mi bruci. Proviamo. Aspetta. No, non l'ho toccato. È un muro colorato. Però da sopra ti bruci. Perché sopra c'è la fiamma. Comunque in caso che fa caldi. Piano perché ah, ma è stato prima. Sì, ci sono le lame. O seghe, come le chiamavamo. Questo blocca la lame. Devi stare soltanto questi dischi. Dolci dischi. Allora, la prospettiva dove arriva.
Para! Niente, non è giusto in occhio. Vi ricordiamo che dopo questo gameplay faremo anche appunto i 5 livelli bonus della versione PC. E poi abbiamo un programma, un altro. Che poi non ve lo diciamo qual è. Allora, ora che abbiamo aperto la parte sopraelevata. Aspetta, devi fare il giro, no? Devi salire da No, sopra. no, ci devi salire. Io mi ricordo cosa per saltare in corsa, vediamo. Sì. Sono l'unico stupido a fare il giro. Ma non so che giro puoi fare, però evidentemente abbiamo cosa giù. Beh, tipo questa parte mi è piaciuta invece, all'inizio non... Stiamo Boh. attenti a non cadere, mi raccomando. Anzi, qua non c'è il sangue già. Ma quando? Perché non ci sono mai nessuno. Abbiamo aperto la T-Rex. Perché? Oggi Lara Oggi non vuole andare d'accordo. Mi si sveglia da matto. senti come fanno? Olardo! Affronta Lara proprio. Sono venuti le munizioni degli ultimi. No. E già si sono svegliati, stanno insegnando gli stronzi. Ma è infatti lo spiego. Rischiamo di Madonna. fare una brutta fine. Ora in questo momento secondo me Carlotta è proprio in crisi. In Ci siamo crisi. curati, Carlotta, tranquilli. È quello di Con il dietro che blocco là non... dietro. Peggio di quegli Oh! altri. Ma che gay amor king? Ma chi sei? Madonna! Medò. Era per dire Madonna, ma è alternativa. Non Dai, era almeno. alternativa. Oh, ma chi è che è di camera questa? Ma te sei proprio malato. Ciao, Igor. Ma ce la stiamo vedendo pietra e pietra con questi truccati qua. Stavo girando l'angolo sbagliato. Dai, parallelamente c'è l'altra Lera. Mattarella. Minchia, stamattina che qua non bene accorciamo i fossi. La Perfetto. porta sopraelevata, ragazzi, ci siamo. Vedi, sta lasciando cosa? Questa Non vedo. è una cosa molto importante. Vabbè, che ora sotto acqua ce n'è a quantità industriale. Grazie, non ho mai capito. Boh. Come sono fatte? Che tipo di grade sono? Ciao. Ciao. Ehi, ehi, ehi. Aspetta, ma che poi qua devo arrivare un sacco di scala, non si sa mai. Allora sono vivi sti bastardi, oh. Uno scontro al buio. Cosa? Ho detto, dov'è? Invece, se
Se invece... Più spicci. No! Picchia nella lava! Ma perché non si può nella lava? Parlato tranquillo, ora ci curiamo. Dovete salto con l'abitamento, guarda, nei chiodi! Guarda come camminano, bastardi! Ragazzi, siamo rimasti vivi con un millesimo di energia. Salto con avvitamento, prendete, sto prendendo la scivola. Madonna, ragazzi, il brivido, è la parte brivido. Qual era il commendatore? Aspetta, perché il commendatore? Ecco. Che diverso. Massimo Caputi, diciamo. E com'è che faceva? Ecco, mi ricordavo bene che c'erano i chiodini qua. E quel chiodino se ci prende, va bene, non ci avrebbe preso, però... Sarebbe fatto morto. Sì, no, sarei morto. Sì, ragazzi, ci siamo. Quella è la tana del drago. Però prima... Salviamo. Prima mi metto solo la casa. Poi dormiamo. Poi dormiamo. Però... Sono sicura che eri morto. Sì. Questa è emozionante la parte. No. Questo è pronto. Pronti ad andarci. Salviamo un attimo perché non voglio rischiare. Siamo con Mary. Io voglio vedere. Vabbè, dai, sotto qua ce ne sono. Se mi ricordi, sì. Ti ricordi questo salto? Sì. Come dimenticare? Ok, qua adesso troveremo delle munizioni. Olè, eccolo qua. Che verranno i baffi? Che hai i baffi? Lara? Ah, no, no, sono delle granate. Che abbiamo trovato. Mi fa riguardare a questo altro perché mi viene in mente le tue peripezie. Aspetta, perché qua adesso è appunto la scivola. Okay. Aspetta, ce devo fare. Vabbè. Riuscirei. Io mi sono appeso però. Ah, meno male che l'hai buttato prima. Andiamo qua. Che devo vedere io? Va bene, cioè, io non la cancello, deve rimanere. Va bene, ok. Non cancelliamo niente. Non la cancello. No! Lara, ascolta, basta, ascolta, senti. Bene, eh? Sentite. Ok. Come vedete, tale qua, il bello della diretta. Lo dici sempre. Eh sì, perché mi piace. Oh, non lo toccare, eh? Non è che se lo tocchi muori. Non lo so, non lo voglio sapere, non ci ho mai provato. Che non ci provi? Non mi interessa provare. Ragazzi, ci vediamo. All'ultimo livello, il boss. No, no, boss finale. No, allora lo facciamo. Un saluto a tutti. Ci ciao vediamo tutti. Alla tana del drago. 24 minuti, buono. Ciao ciao. Ciao.